tutti e ben arrivati a un nuovo video. Questo video sarà un video in collaborazione con Steno, ma in particolar modo oggi faremo una sorta di sfida. Utilizzeremo un solo prodotto che è di Greaser per andare a fare più cose in cucina. È uno sgrassatore e un detergente multisuperfici e adatto appunto anche al lavaggio delle stoviglie. È super concentrato, quindi ne basta pochissimo, dà il potere sgrassante sia appunto in acqua calda come al solito, ma anche in acqua fredda. Ottimo per neutralizzare gli odori, ma soprattutto, essendo molto molto concentrato, si può utilizzare in diversi modi, quindi la classica azione pura, l'azione comunque diluita, e si può utilizzare anche vaporizzato, quindi vi farò vedere tutti gli step di come poterlo utilizzare. Quindi io direi di iniziare subito il nostro test con Degreaser e andiamo a pulire tutto quello che si può pulire in cucina con questo e vedremo alla fine del tutto se sarò soddisfatta del risultato ottenuto. Quindi io direi che 3, 2, 1, inizia la sfida. La prima cosa che andiamo a fare è appunto riempire uno spruzzino, io avevo questo qua a casa, con 500 ml d'acqua. Sfida parte dal lavandino, andremo appunto a utilizzare il prodotto spruzzandolo e andando, facendoci aiutare da un classico insomma spazzolino, io utilizzo questo qui, andremo a pulire tutte queste parti laterali, questo qua, la parte questa più relativa allo scarico, in modo tale da andare a togliere appunto l'eccesso insomma di eventuali insomma residui eccetera. Io cerco, non ce l'ho particolarmente sporco perché gli do una pulita spesso e volentieri, quindi io direi di iniziare subito con il nostro lavoro. Dei bordi vado a utilizzare la spirale magica appunto sempre di Stenom. Chiaramente vado a pulire appunto anche il lavello. Quindi mi rimetto i guanti. Lavandino lucidato, guardate come brilla tutto,
tutto super 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 lucido. Sono molto molto soddisfatta, quindi direi che sfida lavandino pienamente promossa. Guardate come è venuto, vi zoom, lucido e brillante. Molto molto soddisfatta. Cosa ne dite? Altra pulizia da fare, sono andata a spruzzare un po' di punto di prodotto vaporizzato su questo qua che diciamo è la lastra, quello appunto dello scolapiatti. Risultato, chiaramente un minimo di calcare mi è rimasto, però insomma ormai dopo 3 anni diciamo che non ce la fa più, però quello che c'era di incrostato è andato via. Qui posso rimetterla al suo posto e anche per questa operazione super approvato. Sempre utilizzando degreaser vaporizzato, con una spugna vado a fare le piastrelle. Farò principalmente queste piastrelle qua, che sono quelle diciamo più a contatto col mangiare. Le vado appunto, vado a spruzzare il prodotto sulla spugna e vado a passare. Successivamente andremo poi a sciacquare. Risultato sulle piastrelle, non sono rimaste minimamente alonate, anzi, che era il mio terrore, sono rimaste belle sgrassate, belle pulite. Stessa cosa riguardo, si sta ancora finendo però di asciugare, come potete ben vedere, il coprifornelli. E stessa cosa vale per il piano di lavoro, chiaramente, ecco. Io ho anche una manutenzione della cucina di un certo tipo quotidiano, quindi mi direte sì, non c'era lo sporco immenso sopra, però appunto avendo una buona costanza nel pulirla, ecco, basta anche appunto pochissimo prodotto per riuscire ad avere un risultato ottimale. Passiamo alla pulizia del piano cottura, appunto vedete questo è il risultato, diversi schizzi di olio, diverse macchie appunto dovute alla preparazione della mia cena di stasera. Quindi vado a togliere tutto quanto e a dare una bella pulita. Thank you.
del mio piano cottura è il seguente. È venuto super lucido e brillante. Chiaramente c'è qualche graffio, insomma, dovuto all'usura di questi 3 anni, cose che sono cadute, eccetera. E niente, quindi posso ritenermi soddisfatta anche di questa missione. Quindi anche questa sfida è stata ampiamente superata. Fine cena! Allora, questa è la situazione della mia padella. Ho fatto stasera i calamari in padella, quindi questo è il risultato. Vado a spruzzare un po' di... greaser e lascio agire. Riprendo la mia padella e la passiamo sotto l'acqua calda. Sono riuscita, utilizzando soltanto l'acqua e con i guanti, senza neanche aver utilizzato la spugna, a togliere tutto quello che si era attaccato alla padella, quindi venuta praticamente pulita. Ora io la andrò a mettere poi appunto in lavastoviglie. Adesso voglio sperimentare appunto degreaser per il pavimento. Va messo per appunto un'azione sgrassante, in questo caso per quanto riguarda il lavaggio delle stoviglie a mano, e io ora lo sperimenterò con i pavimenti, un tappino con 10 ml di prodotto all'interno di 4 litri d'acqua. Quindi mi faccio aiutare dal mio catino, dove appunto andremo a mettere lo straccio, e dalla caraffa, quella appunto graduata, insomma, che mi dà i litri, quindi almeno io qua so che 2 litri devo riempirlo 2 volte. Ne ho approfittato appunto subito dopo per dare la cera, perché appunto io ho un pavimento in marmo, quindi appunto l'ho sgrassato per dare poi appunto successivamente la cera. Vedete com'è bello 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 brillante, molto molto soddisfatta. Allora, eccoci alla fine della nostra sfida. Parliamone. Trovo che sia un prodotto effettivamente utile da poter appunto utilizzare in diverse maniere. Non ve l'ho fatto vedere nel, diciamo, puro per il lavaggio delle stoviglie, ma vi ho fatto semplicemente vedere come magari appunto spruzzandolo col vaporizzatore all'interno della padella appunto riesco ad andare comunque sia poi a togliere gli eccessi, insomma, appunto di sporco, a togliere le varie incrostazioni che si vanno appunto a formare quando magari appunto facciamo della carne, dei pesci, eccetera. Quindi in definitiva credo che sia un prodotto super concentrato, quindi ne basta pochissimo, ne basta veramente il giusto quantitativo che, insomma, è spiegato. Io mi sento di consigliarlo, insomma, l'avete visto comunque sia in azione, magari per alcuni tipi appunto di utilizzo lo utilizzerei più per una pulizia un pochettino più a fondo, in questo senso non è che ogni giorno sgrasso le piastrelle o il top, non tutti i giorni vado appunto a fare queste grosse pulizie, quindi diciamo appunto per la passata grossa della settimana o per quando magari fate degli alimenti che magari vanno in particolar modo magari a, tra virgolette, impuzzolirvi la cucina, secondo me questo appunto è l'ideale. Vedete che io lo sto utilizzando da un mese, io ho già fatto già 3 spruzzini, nel senso che uno l'ho dato appunto a mia mamma, uno l'ho fatto con voi e uno l'ho già utilizzato io, quindi nel senso è un prodotto che ho continuato appunto ad utilizzare. Io ne approfitto per ringraziare Stenom per avermi dato questa opportunità qua. Mi hanno inviato un sacco di altri prodotti, alcuni li sto già sperimentando, mi sono già fatta un'idea, altri li devo ancora iniziare a testare, voglio essere appunto onesta, ma poi insomma ne parleremo più avanti. Insomma, mi interessava appunto parlarvi di questo qua, dato che è quello che ho proprio testato miratamente con voi. Io spero che l'idea di questa sfida di utilizzo di un prodotto per pulire tutta la cucina vi sia piaciuto. Fatemi appunto sapere cosa ne pensate, se anche voi lo utilizzate, come vi ci trovate, se lo conoscete già, eccetera. Io vi mando un super bacio e ci vediamo domenica con il vlog.